Buon salve Juvinot! Ciao! Siamo in partenza. Non lo potete notare da niente perché non abbiamo il solito cappellino o altro, perché abbiamo gli occhiali da sole da tutti i giorni. Dove andremo? Andiamo a scalare una montagnetta non tanto alta, sarà 2 ore anche di, mezzo, sì. di trekking in salita. Raggiungiamo i 2061 metri, quindi nulla di che. Partendo da... Mi sa che sono arrivati gli altri compari. Sì. Tanto gli apro il cancello. Partendo, sì, dal parcheggio che siamo a 1500, sono 500 metri di dislivello. Ci hanno detto che è impegnativa, però noi siamo forti, volenterosi e carichi. Vediamo se ce la facciamo senza lamentarci. Sì. Sì, l'unica cosa che mi preme è che è tardi perché si è lavorato stamattina, dunque dovremmo riuscire ad arrivare su prima del buio. State collegati e seguiteci durante la passeggiata. Benvenuti, finalmente siamo arrivati al parcheggio di Cheggio, fa quasi ridere. Siamo a 1500 metri di altitudine e raggiungeremo i 2100. Cascata del Toce, di qua è giusto? Sì. Siamo quasi giunti alla nuova casa per questa notte. Porco due mai più. No, beh, in cima sarà spettacolare, però gambe e fiato non ci siamo. Siamo poco allenati, ma ce la faremo anche ad affrontare questa situazione. Ci vediamo dopo che ho fame. Ciao. Cosa sei, cosa sei.
Potete ben notare, siamo giunti al dormitorio, abbiamo letti su tre piani, 3x3 è 9, quindi ci sarà abbastanza gente che russerà. E voleranno gomitate. Voleranno gomitate. In realtà ce ne stanno 19 qua dentro. Sono le 19:27, tra 3 minuti iniziamo a cenare. E tra poco ci cacciano. Ci cacciano e andiamo poi a fare un giretto attorno al rifugio, giusto per prendere un po' di freddo. Sono bellissime. Sì. Notare. Hashtag non compratele. Risotto, pera e gorgonzola. Quello cos'è? La zuppa di farro e cereali. Era pasta al ragù di cervo. Polenta e goulash, ma non siamo in Polonia. Con questo magnifico panorama di montagne tutto attorno a noi, bambini sottofondo, non so se si sentono, però un buon risveglio. Io ho dormito alla grande, una volta addormentata nessuno più mi ha svegliato, quando sono andata alla sveglia mi sono pure quasi alterata, però il panorama è tanta roba. A breve torniamo verso sud, verso valle, per andare a pranzo. Sono solo le 9 adesso, però il tempo che si arriva giù sarà ora di pranzo. E già che siamo qua, aspettiamo l'elicottero che dovrebbe arrivare a breve. Esatto. Per prenderci e portarci giù. Esatto. Quindi ci facciamo con giro in elicottero. E c'è anche una gara, a quanto pare la fanno da 50 anni. Che sti scoppiati da valle corrono su in montagna. Ce la fai? Pronti alla discesa? Super pronti. No. A rotolare. Io no. Te, Luca, sei pronta alla discesa? No.
avete ben potuto notare, siamo giunti al lago, quindi siamo quasi arrivati, ancora una ventina di minuti pianeggiante ci siamo. Ovviamente la discesa è sempre più veloce della salita, anche se io la odio tremendamente. In fondo, ragazzi, c'è la macchina. Io non vedo l'ora di togliermi queste scarpe perché mi fanno un male cane. E finalmente vediamo il lago con il chiarore di sole. Allora, siamo arrivati al cambio. Infatti, come potete vedere, ci siamo anche cambiati tutti. Red Bull energetica, che ci salva sempre la vita. Abbiamo lasciato giù zaini, mica zaini, tutto il peso superfluo. Però che abbiamo scoperto? Che sul moon, che nella BBCP. Traduco che qua sul monte c'è una BBCP, una panchina di quelle giganti. Infatti adesso stiamo andando a cercarla e farci fare il timbrino. E comunque a scendere ci abbiamo messo benché 3 ore. Esatto. Scappatino sul ponte tibetano. Che già lì mezz'ora parte via solo per quella. E nulla, c'era la gara di mezzo che ci dovevamo fermare ogni pisciato di gallina. Esatto. Arrivederci. E a salire comunque sì, anche lì 2 ore. Il percorso dice 2 ore, ma non vi fidate. Non vi fidate, dipende se siete no. Non vi fidate a prescindere, perché comunque l'ultimo pezzo, come avete visto, scarpina su che è una bellezza. Dunque calcolate almeno una cosa come 2 ore e mezza, 3, andando molto tranquilli. Certo, se siete degli sportivi della Madonna, 2 ore siete su. Mi pesa la camera, ho le spalle distrutte, ci vediamo dopo. Corregge, ragazzi, la panchina non fa parte della BBCP, Big Bench Community Project. Evidentemente qualche vecchino della zona ha ben deciso di costruirla. Bellissima, panorama fantastico, pollice in su a Giorgio. Fatto la pipì! Complimenti a chi gestisce il paesino, perché questo bagno è immatricolato, no? Come si dice, immacolato, è di una pulizia maniacale. Bravo sindaco di Antalona. E lasciandomi alle spalle questo panorama, oggi concludiamo la giornata dopo la scarpignata e andremo verso casa. Pomeriggio dopo pranzo, insomma erano già le 3, abbiamo giocato a carte, ci siamo riposati, ora siamo carichi per affrontare un'altra ora e un quarto in macchina, tanto il mio compare guida, quindi va tutto alla grande. Ci vediamo alla prossima puntata. Sono appassionato di questo bagno, hai visto? Seconda volta che passate di qua, seconda volta che vado in bagno. Ma bisogna svuotare il sacco dalla numero 1 prima di tornare a casa. Va bene che è solo un'ora, però almeno viaggiamo più tranquilli e più rilassati senza paura della pipì. Ciao!